decretato che siete le più eleganti di Cortina. Ah, grazie, grazie. Quanto costa una settimana con Cortina? Ecco, questa è la domanda, dobbiamo chiedere ai mariti. Per 3-4 giorni si spenderà intorno ai 3.000 euro, qualcosa del genere. Ma no, ma secondo me anche meno. Tutto diventa un po' per tutti. Da fastidio questo? No, no, per carità, no, no, non dà fastidio. In questo ponte si pensa anche all'Italia che è in fase di cambiamento. Senz'altro. C'è una rabbia di fondo, secondo me, e c'è un'invidia di fondo, e c'è un senso di paese che è separato. A lei piacerebbe un governo a 5 Stelle? Non sono tanto fiducioso che 5 Stelle possano governare. Sono persone completamente impreparate, senza un background specifico, demagoghi. Guardi, se arriva Grillo non so se più saremo una democrazia. Visto i suoi eletti, il suo popolo che deve rispondere esclusivamente a lui, non mi sembra una democrazia, ma mi sembra più dittatoriale. Le cose un pochino più stravaganti che puoi mettere solo a Cortina, tipo io questo. Ah, non l'avevo visto questo animale. Cortina è magica. Ci si alza alle 10, si va a sciare, si va a fare lo striscio per il centro. Se ci fosse Matteo Renzi in questa serata a Cortina, cosa farebbe con lui? Gli farei fare serata, una serata piccante. Corso Italia, dai turisti chiamato semplicemente il Corso, qui dove c'è preoccupazione per un possibile futuro a 5 Stelle. Se ci fosse il Movimento 5 Stelle al governo, le fa paura? Sì, molto. Sanno solo puntare il dito contro quello che non funziona, però non hanno la forza per poter governare un paese, io non mi fido di loro. Sono preparati. Tutto un gran punto interrogativo. Toccherebbe andare via, vedere un po' quello che c'è fuori, farsi un bel esame di coscienza e tornare. È proprio l'Italia che è provinciale? Un pochino. E se andremo a votare, il voto di protesta sarà o 5 Stelle o la Lega, purtroppo. Inutile ribellarsi. Si pentiranno. Sì, si pentiranno amaramente. Siamo un po' dimenticati, questo sì. Non ci sono più i guadagni di una volta. Ma Renzi ha dimenticato qualcuno, quindi? Ma Renzi, secondo me, doveva trovarsi davanti tante di quelle cose da fare che non... Non è colpa di Renzi, tutti dimenticano qualcuno. Aumenta il divario tra i ricchi e i poveri. Sì. In che cosa? Differenze comunque grandi nel quotidiano, proprio fasce diverse di imprinting di vita, modus vivendi. I ricchi non ostentano la loro ricchezza, ma sono delle belle persone. La bella gente, secondo me, è gente educata, no? Che in certe località c'è gente che urla, che si ubriaca e che si comporta male, invece qua a Cortina la gente si comporta in un certo modo. Barbra Streisand. I ragazzi qui sono molto figli di papà, una piccola, passi la parola, elite. Ne mancherà Renzi? Sì, tantissimo. You sex symbol. L'Italia secondo me è ferma e ha perso una grandissima opportunità.